Prima edizione del B-Talk, sono qui in compagnia del sindaco Michele Abaticco e dell'assessore Rocco Rino Mangini. Come è nata l'idea di questo festival, di questa manifestazione che dura 3 giorni, una 3 giorni in cui Bitonto sarà in fermento culturale? Speriamo sia in fermento culturale, noi lo speriamo perché può essere un modello per iniziare una nuova riflessione dopo la partenza di Bitonto Città dei Festival. Una riflessione che può anche interessare trasversalmente, perché no, la logica stessa di tutti i festival, il modo di concepire e di rapportarsi anche con il pubblico. La sfida sicuramente è quella di fare cultura, parlare della cultura, parlare delle arti, diciamo, entrando nell'anima delle persone, quindi avvicinandole sempre di più, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. L'idea sicuramente nasce in collaborazione alle esigenze manifestate anche nei forum della cultura e all'impegno che abbiamo preso nella elaborazione del programma per la candidatura. Un programma ricco che mira ad avvicinare qualsiasi tipo, qualsiasi età a questo festival, ricco di arte, di musica, di teatro. Sì, è un programma ricco, concentrato in 3 giorni, un po', diciamo, in antitesi a quella che è stata finora la programmazione che abbiamo proposto, ma non alternativa alla programmazione che abbiamo proposto. In 3 giorni abbiamo decine e decine di eventi per diversi pubblici, molti dei quali quasi la totalità gratuiti, sparsi nella città. Un po' è la logica della programmazione culturale degli ultimi 5 anni, però avendoli concentrati in 3 giorni, tra l'altro in apertura delle stagioni teatrali del Traetta, abbiamo ottenuto quello che era uno degli obiettivi, cioè creare attenzione mediatica della stampa su questa città, che in questo momento, con la candidatura ancora in atto e con altre candidature a diversi bandi, insomma, pone la città di Bitonto come modello per le politiche culturali e per l'attrattività del territorio, e questo non può che farci piacere non solo come amministratori ma anche come cittadini di questa città. Questa prima edizione è incentrata sulla follia. Qualcuno ha anche definito nella conferenza stampa questa amministrazione folle. Io mi chiedo, anzi chiedo a voi, quanto deve essere folle un amministratore? Lo devi chiedere al sindaco, lui è il più folle di tutti. No, penso, insomma, che la follia è intesa, almeno come la interpretiamo noi, se intesa come rottura degli schemi e tentativo di ragionare sempre in modo diverso rispetto all'anno o all'epoca precedente, perché occorre ovviamente adeguarsi anche alle nuove aspettative e soprattutto sperimentare, beh, credo, insomma, che sia un fattore molto sano delle amministrazioni.